che mano a mano verranno visualizzati uno a uno in questa terza finestra in cui è presente l'orario UTC e in corrispondenza di uno spot presente nella finestra che vedete ora bianca qui nel cluster, questo spot verrà riportato automaticamente in questa finestra dando le informazioni per quel particolare call in quel particolare modo su quella particolare banda, a seconda della ricerca e del match che fa con i QSO che abbiamo già a log confermati o meno. Quindi avremo tutti i modi la situazione sotto controllo in questa finestra. Come vedremo poi ci saranno altri modi di filtrare gli spot nella colonna Filtered Spot o nella colonna Bands, ma non anticipiamo troppo e andiamo a un'altra importante procedura di questo software. In particolare, ogni volta che si lancia BBlogger, in questo modo verrà fatta una ricerca degli aggiornamenti disponibili in rete. Appare nella parte bassa a destra del nostro schermo, in cui ci chiede il programma sostanzialmente se si deve avviare la procedura di aggiornamento. È sempre bene tenerlo aggiornato, perché questi database, curati in particolare da IK2 UVR, servono a fare. Il programma gestisce decine e decine di diplomi, in più gestisce anche tutto quello che è il traffico Logbook of the World e così via, con i nuovi anche call, magari un po' ambigui, che vengono usati tutt'oggi da varie attivazioni strane che danno adito a sempre qualche call poco chiaro. Ecco, sappiate che il K2 UVR Gigi implementa questo enorme lavoro di aggiornamento dei database che ci permette di aggiornare BBlogger. Quindi clicchiamo, scusate, sì. E inizia la procedura di aggiornamento in cui vedremo tutti i file database disponibili. In questo caso vediamo ci sono un file aggiornamento per il DXC, dai manager delle abazie, passando per il DCI, andando avanti sul Logbook of the World, fino ai fari, Lighthouse. Sono tantissimi, credo che sfiorino i 100 diplomi. Quelli gestiti dal software. Schiacciamo download e uno per uno i file verranno scaricati e resi disponibili nel nostro BBlogger. A questo punto, attendendo che la routine faccia il suo scarico di file, abbiamo l'aggiornamento. Ricordiamo ancora una volta che BBlogger è totalmente gratuito, sviluppato da radioamatori per radioamatori. Vi ricordo che c'è un gruppo a cui potete iscrivervi e porre domande direttamente agli autori. E con questo vediamo appunto che il programma ha quasi finito il suo download, ovviamente questa essendo una prima installazione, ha aggiornato tutti i file di BBlogger. Schiacciamo ok, riapriamo BBlogger e vediamo appunto che questa procedura di installazione è stata effettuata correttamente ed eccoci alla nostra schermata iniziale che ci permetterà poi di inserire i QSO uno a uno, cosa che insieme ad altre operazioni e ad altri setup di BBlogger vedremo in uno dei prossimi tutorial. Questo è tutto per quanto riguarda l'installazione di BBlogger. Un saluto a tutti dal gruppo autori e beta tester di BBlogger, nonché da IK2 Radio Golf Tango. A presto.